finalmente Davide Nanni, il nostro cuoco dei boschi. Voi vi chiedete, ma che fine ha fatto Davide Nanni? Me lo sono chiesto anch'io. C'è un gossip dietro che vi racconterò dopo la reclame. Non c'è la reclame. C'è, iniziamo. Chiedo scusa, ma ho The Voice in testa e quindi non riesco a concentrarmi oggi, nel senso che non capisco a che punto siamo della trasmissione. Però essendo le 13.06... Tanto. Grazie maestro, non ho bisogno. E poi altra cosa. Ma devo essere io a emozionarmi a vedere te, non tu a me, che sbagliamo con la pubblicità. Hai ragione, perché poi abbiamo talmente tanta pubblicità che ogni tanto adesso io do la pubblicità anche quando non c'è, capito? È così. Allora, abbiamo farina. Allora, adesso facciamo... Che cosa fai intanto? Che facciamo? I fiadun abruzzese. Ah, i fiadun. I fiadun. Sì, perché fiadun, perché cosa quando sono? Si mangia facciano il fiatone. Cioè, no, cioè, no, quel fiato, quello... No. Però non... Ah, la fiatella. La fiatella, ah, bravo. La fiatella. Perché? Perché c'è dentro un po' di tutto. C'è il formaggio. Allora, questo, allora, l'impasto si fa con la farina, olio e praticamente l'uovo e il vino bianco. Poi c'era qualcuno che ci metteva lo strutto, quindi la sugna. Io per farla ovviamente replicabile un po' a tutti, ci ho messo l'olio così lo riescano a trovare. Quindi si faceva questo impasto. Senti, ma non è che adesso è vero che io sono un po' così rinco, per così dire, però... Rinco? No, sì, è l'abbreviazione, è una crasi, però vorrei capire, siccome è un po' che non ti vedo, almeno 2 settimane, mi risulta che tu sia stato... Guarda, io ho preso delle foto da tuo profilo. Oggi è San Clemente, calma! Ecco, no, guarda San Clemente dove stava lui. 23 novembre! Dove eri qui? Dove eri? Alle Seychelles. Ah, vedi. Con la sua fidanzata. Guarda che casa wild che abbiamo scelto, Antonè. Niente. Hai scritto che casa wild. Per le tartarughe. È andato via circa 2 settimane, per quello che non si è più visto, capito? Lui dice, dove va? Ma Davide Nanni non viene più. No, non è che non viene più. Anto, mi siete mancati tutti. Ma non, non dire stupidate, che ci siamo mancati. Ve lo giuro, dai. Guarda, arriva... Guarda come gli siamo mancati. Secondo te, metterò lì a fare il Titanic, ci siamo mancati. Vabbè. Però guarda, ti dico la verità. Avevo bisogno di vacanze. E poi a un certo punto un giorno mi sveglio, ero lì, no? Ma arrivano tanti di quei messaggi. E ho detto, ma che è successo? Vado a vedere, mi mandano un articolo, avevano fatto su di me, che scrivono che ero ex chef di sempre mezzogiorno, vedi? Quindi hanno visto che non venivano, già mi hanno messo come ex. Come ex, e hanno detto, mi conviene tornare. No, sto scherzando, però insomma non lo vedevate perché era le Seychelles. Comunque abbiamo preparato una cosa da settimana enigmistica, Clementino. Vai? Cos'è? Seychelles. Seychelles. Me lo facevano tutti. Comunque, grazie a lei. Non so se hai visto qui, è oggi 23 novembre. È San Clementino. Oggi è il mio onomastico. Auguri, Clementino. Ed è il primo giorno del Sagittario. È che è il nostro segno zodiacale, sia mio che di Clementino. Il nostro segno zodiacale. Allora, guarda. Soltanto che lui è nato in un giorno, poveretto. 21 dicembre, sì. Quindi proprio quasi sotto Natale. Sì, quasi a Natale. Allora, facciamo sti fialdoni. Allora, mi ha messo... Allora, la ricetta originale era nata verso la zona dell'Aquila. Ecco perché il cacio, Sì, e praticamente nasceva dolce questa ricetta, ok? E si faceva con la ricotta, limone, un po' di miele e lo zafferano. Poi nel pescarese, invece, è stata rifatta appunto così, esatto, con il salato. Però ripetiamola bene perché abbiamo chiacchierato, se hai capito niente. Io è vero che sono un po' così oggi, però abbiamo messo quindi parmigiano, formaggio grattugiato, pecorino. Qua, allora, dipendeva, questa è una ricetta che non c'è. Dimmi cosa originale. Hai messo tu però. Ho messo pecorino, ho messo formaggio di mucca e una caciotta di capra. Ok, quindi questo è quello che tu hai ci scelto, sono poi scritto, ognuno mette sì, quello che vuole. Brava, perché questa era a seconda della disponibilità delle famiglie. Prima si faceva chi c'aveva le pecore, tutto pecorino, però immagini quanto erano belli tosti. Assolutamente. Allora, poi ci mettiamo le uova. Ci mettiamo 4 uova. Questo è il ripieno dei nostri... Sì, questo è il ripieno. Anto, mi puoi grattugiare un po' di pepe? Poco, certo, poco. Anche questa è facoltativa, cioè chi ce lo metteva, chi non ce lo metteva. Sale, insomma, direi di no, visto che ci dà no, il formaggio. Sale no. Sono come dei raviolini poi vengono, no? Sì, tipo, esatto. E questa era la ricetta che faceva mia nonna. La tua nonna.
C'è allora, quindi tre tipi di formaggio. C'è la farina anche dentro. Dentro l'impasto no. No. Poi c'è chi ci metteva un po' di lievito. Solo formaggio che lui ha detto, io ho scelto il cacio, il formaggio... Il pecorino, formaggio di mucca e un po' di formaggio di capra. Un po' di formaggio di capra. Poi ci può andare il rigatino, però insomma... Poi seconda... questo invece che è appunto l'involo alla pasta l'avevamo fatta con... Olio, vino, uovo e farina, semplice uovo semplice. Uovo e farina, semplicissimo. E questo a casa mia non poteva mai mancare durante le feste, soprattutto mia nonna lo faceva spesso a Natale. E praticamente univa un po' tutta la famiglia con i miei cugini, facevano appunto sta sfoglia, poi la tiravano e noi ci divertivamo a riempire sti piadoni. Certo, intanto nella sfoglia ce l'abbiamo già, perché sempre deve riposare, lo sapete. Ok, lavo le mani. Vai, vai, vai tranquillo. Se me la apri per favore, Anto. Sì, sì, io te la apro, vedi? Perché qui questo è un lavoro di equipe, un gioco di squadra, non è che si può... Perfetto. Ok, allora adesso ne prendo metà. Guarda, la stendo a mattarello, ci vogliamo mettere un po' di farina sotto. Comunque là, quando ero in vacanza, mi volevano rubare Giulia, lo sai, Anto? Ti volevano rubare la tua sì, fidanzata? Quando andavamo, perché? Quando andavamo a fare le serate lì, magari, sai, sulle spiaggette, le cose, ci stavano i ragazzi del posto che venivano e gli davano la mano. Io facevo, ma scusa, ma questi qui un po' di modi non ce l'hanno. E io all'inizio mi ingelosivo. Invece per loro era proprio una, come dire, una cultura che quando, se gli sei simpatico ovviamente, ti prendevano e ballavano con lei. Io ve l'ho capito, ovviamente me la sono fatta passare. Eh beh, mi sembra giusto, insomma, dai, poi è normale. Insomma, comunque okay. Allora, abbiamo fatto la... Guarda, abbiamo fatto praticamente riposare l'impasto mezz'ora. Immaginiamo, adesso lo stendiamo. E poi andiamo, io ovviamente... A fare questi raviolini. Sì, esatto. Non ne hai preso tanto di sole, però cosa? È stato chiuso ah, eh? No, preso... perché pioveva, ha piovuto spesso. Non hai preso tanto sole, vero? Sì, dicono tutti così. Guarda, Anto, adesso mettiamo tutti dentro, uno in fila all'altro, sì. Un po' di questo guarda, composto adesso... al formaggio e uova. Esatto, poi raccoppiamo la sfoglia. Raccoppiamo la sfoglia, ovviamente. Cioè? Raccoppiamo la sfoglia. Ovviamente la facciamo, immaginatevela un po' più fina. Io adesso l'ho fatto un po' doppietta così abbiamo poco tempo. Allora, vedi, poi guarda, c'ho la rotella di nonna. La rotella di nonna. Sì. E dov'è il tuo... Lilletto? Lilletto me lo so dimenticato, me lo so no. dimenticato. Oggi non c'è. Vedete, sono come delle piccole ravioloni, no? Dei ravioli. Delle... sì, ma non ravioli. Ok. Sì, ravioli. Sono ravioli giganti. Ravioli giganti. E come si cuociono questi ravioli giganti? Poi vi faccio vedere. Allora, prendiamo... Al forno? Sì. Guarda, al forno salutari però. Questi sono fiadoni e fladuncelle si chiamano. Quelli piccoli sono fladuncelle. Hanno la stessa cottura oppure uno sta dentro? Hanno la stessa cottura. Sì. Allora, vi facciamo tutti intacchi sopra. Ok. Così. A croce. Poi ci mettiamo l'uovo sbattuto. L'uovo sbattuto. E li mettiamo in forno. Quanto tempo? Questi devono cuocere a 180, 20 minuti. 20 minuti a 180 gradi e come li mangiate? Come un primo, come ti faccio un antipasto, vedere. Come un... Eccoli qua, guarda che bel piatto che ho scelto. Cioè può essere pure un secondo. Sì, com'è? Ma un secondino, guarda, vedi, fladoncini. O anche un antipastino, lo mangerei secondino, come antipastino. Proprio no. Un secondino no. La tanta cosa, come un secondino. Mette un'allegria, ah, mio vedi. Prendine e anche uno, un dolce sai? Salato. No. Un dolcetto salato. È un rustico, capito? Un rusticone. Un po' di miele. Bravo. Un po' di miele e questo è quanto. Vedi. Può essere anche un fine pasto questo. Oh. Può essere tante cose. Fiadoni abruzzesi di Davide Nanni. Buon appetito.